Ben ritornati a Laboratorio Salute. Siamo di nuovo qui in studio con i nostri ospiti, continuiamo con la nostra scaletta e poi abbiamo una coppia che già conoscete, è stata qui nei nostri studi, non da me in particolar modo, ma da mia mamma. Hanno parlato di bellissimi argomenti, hanno presentato, se non mi sbaglio, il gong e la musica bioenergetica. E loro sono Massimo Piazza, che è appunto operatore in tecniche energetiche, esperto di riflessologia plantare e maestro di Reiki, poi è anche esperto di tecnica corporea antistress e tecnica on-site e appunto, come già abbiamo detto, docente in biomusica. Visto che lei è docente di biomusica, se non sbaglio, le chiederei magari di presentarmelo lei, questa tecnica, la biomusica. Dunque, la biomusica nasce da Mario Corradini, argentino, circa 25-26 anni fa. Parallelamente esisteva già da Rolando Toro nel Cile la biodanza, ed è un percorso di musicoterapia integrata evolutiva, in quanto è un percorso che tiene conto, in un contesto di gruppo, di tre aspetti. Uno è la ludicità, quindi si gioca, si torna bambini. E questo, come ben sappiamo noi adulti, quando si torna bambini ci permette di esprimere veramente quello che siamo dentro, e tra l'altro per l'operatore questo gli dà modo di osservare, no? Come, cosa significa per un adulto tornare bambino e quali possono essere le dinamiche così in automatico che si vanno a manifestare. Inoltre si fa attività corporea e indirizzando suoni della nostra voce in alcune zone del corpo secondo una mappatura di risonanza, perché quando io parlo dove mi risuona la A oppure la E sul fonetico e così via. E una terza parte viene dedicata alla introspezione spontanea, che è una sorta di visualizzazione guidata, come si parla nel campo della meditazione, ma appunto si dice spontanea perché è la persona che fa il suo viaggio chiudendo gli occhi e spontaneamente si trova da qualche parte senza che nessuno lo induca, no? Questo è un po' è un percorso interessante, e devo dire che per chi ha la possibilità di visitare il sito, che è biomusica.com, è incredibile come in tutte le altre parti del mondo, quindi soprattutto nei paesi America Latini, si sia sviluppato e diffuso in una maniera straordinaria, tant'è vero è diffuso nelle scuole, in tanti ospedali, nelle carceri, quindi per i disabili, gli anziani e così via. Personalmente a me giova molto, perché appunto abbinato anche al mio lavoro con il gong e nel campo della vibrazione, riesce a creare un equilibrio importante alla persona, che mentre da una parte fa un percorso ricettivo dove si limita a ricevere le vibrazioni, dico limita ma non per questo sottrae l'importanza del lavoro, no? Perché è veramente notevole quella del gong, ma da quell'altro è anche necessario dare al corpo la possibilità di esprimersi, di trovare una sua, trovare dei riferimenti, ecco, in questo senso qui. Benissimo, allora io la ringrazio e ringrazio anche tutti i nostri ospiti che sono stati qui questa sera. Grazie ancora per averci seguito e auguro a tutti voi buon proseguimento di serata. Arrivederci e grazie. Grazie.